uccellaccio con il cappello di Babbo Natale, così ce lo immaginiamo il professor Giulio Sapelli, nostro ospite più volte, insegna storia economica alla Statale di Milano, aleggia nei cieli freddi di questo inverno della politica. Professor Sapelli, buonasera. Buonasera, con me enciclopedie, gargantini, DVD per aumentare il grado di conoscenza delle masse degli ascoltatori e di me medesimo naturalmente. Quindi ho dei miei doni di Natale, prego. Bene, allora intanto buon Natale anche a lei, anche grazie. Se è un Natale. Ne ho bisogno. Sì, lei, il paese in generale, tutti. Allora, senta, di solito a Natale in questo periodo facciamo anche i bilanci di un anno. Beh, insomma, la coincidenza è pazzesca. Un anno fa, sostanzialmente un po' di più, nasceva il governo Monti, l'altro ieri il governo Monti è anche formalmente finito. Le chiedo un primo bilancio, poi andiamo invece all'analisi della situazione politica, perché le variabili economiche rappresentano l'arbitro, diciamo, di questa partita elettorale. Ma un bilancio, so che lei non è mai stato tenero, lo dico a chi è in ascolto, con Mario Monti, però possiamo dire, per essere un po' didascalici, che la parte di ripristino della credibilità è stata fatta, la parte invece di riforme per lo sviluppo è stata bloccata? No, io rifiuto questa analisi, perché la parte di ripristino della credibilità è in verità una finzione che ha come sua appunto sostanziale verità il fatto che bisognava eliminare Berlusconi dalla scena politica italiana per non avere un blocco così anti-europeo, pur teutonico, pur negativo per la crescita, però tutti gli equilibri di potenza in Europa ormai congiuravano sul fatto che il governo Berlusconi, che era a pezzi, frantumato, diviso, centripeto, era un pericolo per le politiche di riaggiustamento, anche non essendo d'accordo io su queste politiche di riaggiustamento. Quindi diciamo che quello che si chiama riconquista dell'affidabilità era il fatto che con quella procedura atipica dal punto di vista costituzionale, un governo che si dimette senza essere sfiduciato, abbiamo trovato una normalità con il rapporto con le istituzioni europee. Io partirei di normalità acostituzionale, quindi sempre fuori da un orizzonte di Stato di diritto, come ormai mi pare che questo paese da alcuni anni sia precipitato e si muova. Beh, una bella botta di allegria alla vigilia di Natale. Sapelli, però ho capito benissimo il suo ragionamento. Lei dice, in realtà, più che ricreare la credibilità, Monti era l'uomo, la normalità era l'uomo che i governi europei, in una fase, aggiungo io, delicatissima, perché sotto attacco non c'era solo l'Italia, ma anche la Spagna, iniziava a scricchiolare la Francia, il Portogallo e la Grecia. Era un loro funzionario. Avevano bisogno di qualcuno che... Era un sottoposto che lavorava con un buon stipendio in Europa, aveva dato prova di fedeltà dal punto di vista dei regolamenti, si presentava regolarmente al lavoro, svolgeva le sue funzioni, quindi voglio dire, era una persona... Però, diciamo, era normale, ecco, lei dice, come quando io, uno va in ufficio tutti i giorni va lì. Io ho precisato che lei è da sempre scettico su Monti, ma è per questo che in questo programma abbiamo di tutto, nel senso, qualunque opinione è liberale, certo. Ecco, sì. affinché ce la faccia. No, dunque, lei dice la normalità che ci chiedevano i partner europei in un periodo di estrema difficoltà è stata ripristinata. Naturalmente non quella economica, amico mio, perché dobbiamo ricordare, purtroppo, voglio dire, i dati sono apolitici. Dal 2008 al 2011, ammesso che questo spread significhi qualcosa, lo spread era di 111 in Italia, sì. Questo bisogna ricordare. Poi ha avuto un'impennata derivata appunto dallo sfacelo della disgregazione politica berlusconiana, dall'aggravarsi della crisi, e adesso con Monti però siamo ancora ai 300 e passa. Quindi da questo punto è cresciuta la disoccupazione in modo spaventoso, è cresciuto l'aumento fiscale, le previsioni del PIL sono drammatiche, si parla di meno 1, meno 5, lo dice l'Ocse, quindi tutte le previsioni che l'Ocse fa sono sempre prudenziali, poi le cose sono sempre diverse. Quindi il governo Monti lascia un paese in stato catastrofico. Voglio dire, basta vedere la dichiarazione che ha dato il ministro Profumo sul fatto di non aver saputo invertire il problema spesa e riaggiustamento
per tutto quanto riguarda il problema dell'istruzione di ogni ordine e grado. Abbiamo colpito con tassi incredibili anche il not for profit, il volontariato, che è la base per ricreare un welfare non soltanto statalistico. È spaventoso che l'ex presidente delle ACLI, ex presidente del Forum del Terzo Settore, non capisca queste cose. Quindi è un governo che ha lasciato un'Italia in macerie. Se questo, però questa è la normalità. Ecco, però mi faccia fare come spesso faccio l'avvocato non del diavolo, ma della controparte. Insomma, del c'è diavolo. Chi dice, per lei del diavolo, per me della controparte, c'è chi dice, ma attenzione, si accusa Monti di non aver fatto in un anno quello che un governo come quello di Berlusconi, ma anche Prodi aveva una scarsissima maggioranza elettorale parlamentare, però un governo come quello di centrodestra con 100 deputati di scarto, di vantaggio, non ha fatto in 4 anni. Cioè, accusa Monti di non aver fatto. Ma bene o male che non l'hanno fatto, Se quelli prima avessero fatto per 4 anni quello che questi hanno fatto in un anno, saremmo regrediti a livello dello Zimbabwe come crescita economica. Questi solo con un anno ci hanno ricacciato indietro nella crisi. Questi promuovendo, implementando politiche di austerità e di sudditanza all'egemonia deflazionistica tedesca, hanno creato le basi per una recessione che arriverà nel prossimo anno e sarà terribile. Pensa un po' se questi l'avessero fatto per 4 anni, ci avrebbero ammazzato tutti, meno male che se ne vanno. Ma lei è succube del pensiero dominante. No, guardi. Lei è succube, Sapelli, dai. Adesso deve leggere un po' i miei doni, deve sentire un po' i miei individui. No, allora Sapelli, lei sa che... Lei sa che, mi faccia difendere la linea di questo programma, che la Germania, assieme ai guru di Wall Street, è stato il nostro, diciamo, quasi oggetto delle critiche. Nella Germania intendo dire come una politica per uscire dalla crisi tutta basata su tasse e tagli, senza un approccio più americano. Si mette d'accordo con se stesso, perché se mi dice che non si riuscite a fare per 4 anni, vuol dire che non è in regola con se stesso, Barisoni. Che il nuovo anno gli dia più stabilità, lei più stabilità ed equilibrio. Guarda, questo lo prendo come un augurio. Ma diciamo, no, la mia riflessione era più sul dire le riforme non fatte, i costi della politica, i tagli della casa. Si chiede tutto a governo Monti in un anno, quando i partiti da soli, fermo restando che questo governo poi doveva avere la maggioranza in Parlamento e le sue riforme, i partiti o la maggioranza precedente in 4 anni non era riuscita a intaccare in nulla il processo di deburocratizzazione, di riforme e quant'altro. Non ci sono solo i tagli, professor Sapelli. Forse ci si aspettava troppo da questo governo? Ma io non mi sono mai aspettato, mi aspettavo il peggio. Certamente che l'artata campagna di stampa, di mass media, è certo che si aspettava il salto contro questo governo. Basta leggere il Corriere della Sera di oggi e lei rimane allibito. Ci sono pagine che sbeffeggiano il governo Monti e addirittura il signor Monti, ma lei legga anche La Repubblica, Il Sole, voglio dire tutti ormai sono costernati da quello che ha detto il senatore a vita Monti nella sua ultima apparizione in pubblico, e poi soprattutto stanno facendo i conti su cosa si è fatto. Ma lei pensi che non abbiamo applicato i costi standard, poi tutte queste cose che avevano detto, per esempio la riforma delle carceri, dove abbiamo appunto avuto sacrifici da parte dell'onorevole Pannella, promesse del ministro Severino, i costi della politica, cioè tutto. Hanno fatto solo delle cose disastrose. Le cose che avevano una certa parvenza di positività non sono riusciti a farle, perché vede, anche se si è un governo tecnico, come giustamente ricordato lei, e si ha bisogno di una maggioranza politica, c'è bisogno di avere dell'intelligenza politica. Io vorrei dire anche un'intelligenza tout court. Ecco, poi non parliamo di cosa hanno fatto sul lavoro, il pastigio sull'articolo 18, gli esodati, quindi. Ecco, senta, in questo giudizio positivo che lei dà del governo Monti, rientra anche il calo dello spread, o come dicono alcuni, secondo lei essere scesi da 540 a 300 punti è stato più merito del Mario Draghi che del Mario Monti? Ma su questo non c'è nessun dubbio, voglio dire, anche perché gli americani sanno quello che fanno, hanno imposto ai tedeschi e alla Fed la nomina di Mario Draghi,
il quale già adesso penso che veda con favore l'avvento di Bersani, che ha già ottenuto lo sdoganamento dagli USA, e quindi quella politica lì, da un punto di vista induttivo e deduttivo, è il frutto della politica della BCE. Quando Mario Draghi ha fatto quella dichiarazione epocale, che ha detto io farò di tutto per difendere l'euro e farò di tutto per evitare naturalmente l'incombere di un'altra crisi. Senza limiti di spesa, diciamo, sì. Senza limiti di spesa, la outright monetary transition, detto in termini astrusi, e ha detto state sicuri che lo farò, e da quel momento lì l'andamento delle borse, di tutta l'economia finanziaria è cambiato. Lì allora, c'è l'autorevolezza, lì c'è il potere. Allora, professor Sapelli, abbiamo il traffico adesso. Ho capito che il suo giudizio su Governo Monti resta ampiamente, largamente negativo, e devo dire, in quanto, se posso sintetizzare la sua analisi, in quanto tra virgolette agente di quella logica tedesca deflattiva, cioè che creerà deflazione, prezzi che calano perché la gente non consuma, e recessione ulteriore, che è tutta concentrata sul rigore nei conti, che a mio avviso va anche bene, però senza nessuna politica per lo sviluppo, senza nessun approccio, mettere i soldi quando la gente è in crisi per far ripartire l'economia. Questo potrebbe essere un po' la sintesi di un approccio keynesiano, cosa che invece ha fatto l'America di Barack Obama, stampando moneta a vagonate, e in effetti lì i risultati un po' si vedono, anche se sul fronte dei conti pubblici poi staremo a vedere nei prossimi mesi. Da sempre questo programma, e chi lo conduce, è contrario a una linea di solo rigore e solo tasse, quella che portò la Repubblica di Weimar a finire, lo dico a livello storico, nelle braccia del nazionalsocialismo di Adolf Hitler, perché crea disoccupazione e con la pancia vuota si vota, diciamo, si votano gli estremi. Altra cosa sarebbe stata una politica che facesse respirare anche e non avesse questo rigore nei conti pubblici. L'America ha un deficit che viaggia all'8% e se ne frega, noi dobbiamo col fiscal compact tagliare il nostro debito del 20% nei prossimi anni, per cui una follia vera e propria. Detto ciò, dopo il traffico vorrei capire, visto che ho detto che l'arbitro di questa campagna elettorale sarà comunque l'economia, perché è chiaro a tutti che se lo spread dovesse tornare a salire, se i giudizi dall'estero dei mercati fossero molto negativi, questo influenzerebbe la campagna elettorale. Dopo il traffico vorrei sapere lei come vede le nostre elite politiche, lato senso, in senso allargato, non solo i partiti, presentarsi a questa campagna elettorale anche e soprattutto sui temi dell'economia. 349-238-6666 per i vostri sms, un minuto di traffico e poi torniamo. Esiste un luogo dove in pochi attimi le strade diventano torrenti di pioggia, dove la grandine frusta l'asfalto e il vento non smette mai di urlare. In questo luogo noi ci sentiamo a casa. Una perfetta aderenza su qualsiasi superficie. BMW X-Drive, disponibile su più di 70 modelli a partire da 32.850 euro sulla nuova BMW X1. Venite a scoprirlo al BMW X-Drive Live a Sestriere dal 27 dicembre al 6 gennaio. Credit Reform vi presenta Strade in diretta. Aggiornamenti dalle strade, il traffico è scarso in prevalenza su tutta la rete. Alle porte di Milano sulla 4 si rallenta per un incidente risolto tra Grate e Monza in direzione di Milano. Attenzione sull'autosole tra Sasso Marconi e Casalecchio in direzione di Bologna. Si sono tamponate due auto che occupano la corsia di sorpasso, ma non ci sono ripercussioni per il traffico. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra 30 minuti. Focus Economia. Ultima parte di questa puntata pre-natalizia di Focus Economia e dopo il giudizio, devo dire molto critico, non lo sapevamo, è anche caustico, sull'operato del governo Monti da parte del nostro non avvoltoio, ma del nostro uccellaccio, per citare Pasolini, che aleggia e ci guarda dall'alto, ossia il professor Giulio Sapelli, vorrei con lui ragionare di come la classe politica, ripeto in senso allargato, si stia preparando queste elezioni e che ne è delle nostre elite, anche qui politicamente in senso
allargato. Il campo è chiaro, le elezioni politiche, l'arbitro è chiarissimo e mi riferisco al giudizio dei mercati, dell'Europa, del Fondo Monetario, dell'agenzia di rating, dello spread. E sono le squadre che mi sfuggono leggermente di più. Un centro-sinistra che si ritrova di nuovo a dover scegliere probabilmente tra SEL, quindi tra la parte più estrema della sinistra, e un'alleanza con un centro che adesso vede l'imprimatur, chiamiamolo così, di Mario Monti, punto di riferimento per chi sceglie la mia strada, ha detto ieri l'ex premier, e che cerca di aggregarsi. Una Lega che non ha ancora capito, in gioco c'è la Lombardia soprattutto, quanto le convenga allearsi col PDL, e un PDL che probabilmente a questo punto, fatti salvi i transfughi, si aggrapperà di nuovo alla campagna elettorale di Silvio Berlusconi, la sesta campagna elettorale di Berlusconi. Professor Sapelli, io ho un terribile, oltre che mal di testa, déjà vu. Mi spiace. No, déjà vu, il mal di testa, sa, prendo una Qual è questo déjà vu? Beh, insomma, è un l'arrivo di Berlusconi in campo. No, ma anche no, è diciamo di nuovo il rischio di una ingovernabilità fra due mesi, cioè a metà febbraio. Sì, però vedi, amico mio, allora bisogna fare un discorso non complicato, lineare, ma che però ai più, secondo me, sfugge. Allora, l'ingovernabilità è derivata innanzitutto dal fatto che abbiamo ancora conservato, e lì aveva ragione prima lei imputando l'incapacità alle esistenti elite parlamentari, conservando il cosiddetto Porcellum. La legge elettorale, no? Porcellum, certo. Che favorisce la stabilità alla Camera, col premio di maggioranza, che fa scattare il 55% il primo partito, ma però favorisce altresì l'ingovernabilità al Senato con lo sbarramento dell'8%. E soprattutto affidando questo premio di maggioranza in modo disuguale alle regioni. Lei sa benissimo che un quarto dei seggi senatoriali sono nelle mani di chi vince le elezioni in Lombardia e in Veneto, no? Per evidenti calcoli di proporzionalità demografica. Allora, il problema, ha ragione lei, c'è il pericolo dell'ingovernabilità, perché una governabilità potrebbe essere consolidata attraverso un bipolarismo PD da una parte e PDL dall'altro, con forze che non superino appunto lo sbarramento dell'8%, ma ci tengono sotto e quindi non influiscono nella alterazione della stabilità senatoriale. Se non che l'arrivo dell'agenda Monti e l'arrivo praticamente, questo è un fatto poi anche straordinario e anche qui fuori inusuale in qualsiasi paese a democrazia liberale consolidata, di questo primo ministro in carica, che è un senatore a vita, fa un governo tecnico, però fa una conferenza stampa dove di fatto si candida a scegliere lui stesso i candidati di coloro che dovrebbero sostenerlo, il che è veramente una cosa di cui non abbiamo mai assistito in nessuna parte del mondo. Ecco, devo dire che questa agenda Monti e questa proclamazione, questo di Monti di se stesso, è una forma di suicidio politico, perché come lei vede i giornali oggi è stato veramente sommerso dalle critiche e per certi versi impietosamente quasi ridicolizzato. Parlo dei giornali che l'hanno sostenuto e non parlo di quelli della destra, eccetera. Però questa questione, cioè un centro che di fatto toglie voti al PD, perché Monti sottrarrà voti al Partito Democratico, questo non c'è dubbio, anzi c'è un'ala del Partito Democratico che sono i vecchi socialisti conservatori reazionari alla Blair, no? I vari Chino e tutti questi qui, che naturalmente adesso non vedono l'ora di passare con Monti. E dall'altro lato c'è questo enorme pericolo, secondo me sottovalutato, della ricandidatura di Berlusconi, che è il vero collettore del demagogismo, di una politica senza sbocchi. Come lei vede, appena Berlusconi sale, il grillo scende, la gran parte dei voti grillini andranno a Berlusconi. Quindi lei ha ragione, siamo davanti a una possibile frantumazione dell'equilibrio partitico-politico. Io dico è la discesa in campo, perché questo si tratta non di salita, perché per salire bisogna avere anche le capacità, qui si tratta di una vera e propria discesa in campo, scivolone in campo del senatore Monti, rischia di aggravare l'ingovernabilità.
Quindi la persona che si è rappresentata come federatore e stabilizzatore, ahimè, con questa sua improvvida presenza, non presenza, che mette in discussione tutti, vede l'ira di Casini, no? Poi dopo Montezemolo, forse l'unico che ne trae vantaggio è Montezemolo, perché così ha un'altra scusa per non scendere in campo, no? Per non candidarsi, però tutto questo aggrava la situazione. Quindi siamo arrivati alla verità, ecco, diciamo, quando non si ha la stoffa per fare certe cose non bisognerebbe non farle. Sì, però dico, al di là di Monti, mi sono il professore, qui abbiamo a che fare con un'Europa che ci guarda, lo dico senza retorica, perché sì, certo. Cioè, il tema dello spread resta attualissimo. Sì, sì. un'area euro un po' più calma grazie a Mario Draghi, grazie alla Grecia, sì, che volete voi, ma ancora in crisi, ma ancora in crisi con il 2013 che sarà un anno per i due terzi almeno in recessione. Dico, lei dove vede il problema? Perché uno dice, vabbè, la ingovernabilità politica, il centro che va con il centro-sinistra, a me sembra che qui ci sia un problema di elite, non vorrei adesso fare una, non abbiamo il tempo, una puntata, cioè io non, tutte queste idee alternative, allora, fermo restando che secondo me l'unica vera politica economica, oltre ad andare avanti con rigore nei conti, tagliare la spesa pubblica improduttiva, gli sprechi della classe politica, sarebbe di andare a Bruxelles e dire adesso basta con questo fiscal compact, non possiamo morire per la salute dei conti tedeschi, ed è l'unica, quindi è più politica estera quasi. Una guerra, certo, in altri termini. Certo. Io non vedo tutta questa delinearsi di un programma, che cosa faremo. Cioè, vedo delle elite molto spaventate di loro dei loro avversari, sì, ma poco preoccupate di dare un progetto e un disegno al paese. Ma io concordo pienamente con lei, infatti io da tempo parlo di disgregazione dei poteri. Questa disgregazione dei poteri non sono solo i poteri economici o economico-bancari che sono, o industriali che sono periclitanti, divisi, ma anche del potere politico. Il potere politico è essenziale per fare quello che dice lei, perché la politica estera è una derivazione della forza politica che uno ha nel proprio paese. Questo, certo, da Bismarck in avanti noi lo sappiamo, ma anche dal Commonwealth inglese lo sappiamo, e oggi lo sappiamo dalla potenza nordamericana. E se tu non hai potenza nel tuo paese non puoi esprimerla all'esterno. Questo è il nucleo del pensiero politico moderno, della politica estera. E lei invece, come dice giustamente nella sua trasmissione, come dice Aurora, rende manifesto questa incapacità di trovare un potere aggregante politico nella nazione italiana da trasferire in Europa e lì farsi sentire. Non è il caso di battere i pugni, questa polemica su battere i pugni, parte delle spalle, che rivela una non dimestichezza con i classici del pensiero politico, no? Io pronuncio veramente una cosa spaventosa, quello che abbiamo sentito ieri, ecco, per la povertà analitica, insomma, ecco. Però quello che lei invece pone è una questione sostantiva, per questo siamo preoccupati, per questo lei fa bene a preoccuparsi. Bisogna che invece la vittoria elettorale sia data a uno, io arrivo a dire, guardi, a quale che sia, ma uno schieramento forte e solido. Forte e solido, che trasferisca questa sua forza interna, stabilità, continuità, quale che sia la linea economica a questo punto, ma la trasferisca all'estero. Allora, se ha una linea polonica che, come lei auspica sempre sulla sua trasmissione, non deflazionista, non che uccida l'industria manifatturiera, ecco, benissimo, allora prenda questa sua linea e la vada a rinegoziare in Europa. Credo che troverà degli alleati, la Francia aspetta solo questo, voglio dire, Olanda aspetta solo questo, aspetta solo di avere, ma io penso anche gli stessi conservatori spagnoli aspettano questo, certo. Voglio dire, l'Europa aspettano del che Sud, l'Italia, che la grande incompiuta, si muova e dia forza a Francia e Spagna per mettere, diciamo, in un angolo, adesso io forzo un po' l'analisi, una Germania che va anch'essa in campagna elettorale ed elezioni a marzo. Abbiamo 30 secondi, professor Sapelli, prima che lei voli via verso i lidi, mi auguro caldi o se no con le ali piene di neve, mi dica una cosa, ma ce la facciamo nel 2013? Beh, penso proprio di no, però se le elezioni vanno a finire bene, dando stabilità ad uno dei due rassemblement, che usiamo questo termine, possiamo porre le basi per cominciare. Se poi, mi lasci dire la mia, vince il PD con una linea più vicina a quella che esprime l'onorevole Fassina che i suoi neoliberisti, e io
io penso che possiamo porre le basi per fare una politica seria, europeista, ma non deflattiva, perché noi dobbiamo stare in Europa, rafforzare l'Europa, rafforzare l'Eurozona. E questo noi lo dobbiamo fare, lo possiamo fare solo facendo una politica diversa. Voli via Sapelli, basta, mi ha rovinato il Natale. Mi ha rovinato il Natale. Come? Dovrebbe essere contento, guardi l'enciclopedia del buon humor che le ho regalato. Da me non resta che ringraziare Laura Vanossi, Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione anche oggi, Valeria Beraldi per l'assistenza in regia, e augurare a tutti voi un buon Natale. Focus Economia torna regolarmente in programmazione, noi invece ci risentiamo dal 7 gennaio in poi, quindi da Sebastiano Barisoni comunque vada un buon anno.